governo annuncia tagli all'agricoltura e noi siamo pronti ad invadere Roma. Questo è il commento secco di Mario Guidi, presidente nazionale di Confagricoltura, alla notizia della proposta dei commissari per la spending review di operare ulteriori tagli agli stanziamenti per l'agricoltura con annesse riduzioni delle agevolazioni. Credo con molta franchezza che ci toccherà fare quello che non vogliamo, ovvero invadere Roma e far capire finalmente a questi politici che così non si può continuare. L'esposizione universale, prosegue Guidi, rappresenta un'occasione fondamentale per l'Italia per mostrarsi al mondo e per parlare della centralità dell'agricoltura, un settore che attira l'attenzione mediatica e politica, ma che è in costante sofferenza. Dopo la ripresa di inizio anno, continua il trend positivo delle vendite di prodotti alimentari. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istat, nei primi due mesi del 2015 gli acquisti delle famiglie italiane in merito a cibo e bevande sono aumentati dell'1,4%. In tale quadro, a farla da padrona ancora una volta, è la grande distribuzione. Prosegue invece il declino inesorabile delle vendite presso i piccoli negozi di quartiere. Il comune di Reggio Emilia guarisce ufficialmente dalla sindrome della via Gluck, ovvero dall'inesorabile processo di cementificazione già cantato da Adriano Celentano nel lontano 1966. Un'inversione di tendenza è dunque in atto. Per la prima volta dal dopoguerra, alcune aree di un comune italiano, che nel caso di Reggio Emilia interessano un totale di 32 ettari, verranno riconvertite ad uso agricolo. Una rivoluzione concreta che rimette in discussione le basi stesse su cui sino ad oggi è stato fondato il concetto di crescita economica, intercettando peraltro un diffuso consenso tra la cittadinanza. Secondo gli ultimi dati pubblicati da Coldiretti, gli orti urbani si sono triplicati negli ultimi tre anni. Si tratta di un raro caso di un'esigenza nata dal basso che in pochi anni si sta trasformando in un importante strumento di riqualificazione urbana. Oggi esiste un orto urbano nel 44% dei comuni italiani capoluoghi di provincia, con una netta prevalenza al nord-ovest. Che parmigiano reggiano e grana padano siano i prodotti agroalimentari italiani più imitati al mondo è un dato risaputo. Grande scalpore, tuttavia, ha suscitato la notizia dell'avvenuto sorpasso della produzione delle imitazioni rispetto agli originali. Per riportare l'attenzione su tale problematica, alla vigilia di Expo siamo andati a visitare i luoghi in cui nasce l'inimitabile formaggio da tavola, a Serra Mazzoni, sulla collina modenese. Tutte le aziende associate, fornitrici del latte, coltivano i campi e allevano gli animali col metodo dell'agricoltura biologica, quindi senza prodotti di chimica di sintesi, ma solo con prodotti naturali, una particolare attenzione al benessere animale, e con questo latte particolare appunto qua si fa il parmigiano reggiano biologico di montagna e anche con solo latte della vacca bianca modenese. Un lungo percorso di stagionatura che regala alla tavola un prodotto unico e genuino.